di tifosi del Barcellona che, incuranti delle distanze sociali e con grande incoscienza, si sono riuniti prima davanti all'ingresso principale del Camp Nou, dove hanno reso addirittura difficoltoso l'ingresso con auto privata di Ronald Koeman. Poi, per chi conosce il Camp Nou, si sono spostati dall'altra parte dove c'era la vecchia entrata del pullman del Barcellona, e qui sempre qualche centinaio di tifosi del Barcellona hanno contro Paris Saint-Germain, hanno sparato petardi, poi hanno acceso fumogeni, sempre con distanze sociali minime, con grandi assembramenti, con grande pericolo per la salute pubblica. Ma quello che c'è anche da dire è che c'erano almeno 3 camionette delle forze dell'ordine, e il tutto è continuato con queste scene che state vedendo per almeno 30-40 minuti prima dell'inizio della partita. Perfetto, aspettiamo.